Il negoziato con gli Stati Uniti, TTIP, è l'acronimo di Transatlantic Trade Investment Partnership, è un negoziato importantissimo perché basta citare il dato che tra Stati Uniti e Europa c'è circa un terzo del commercio mondiale. Un terzo del commercio mondiale passa tra Stati Uniti e Europa. Stati Uniti e Europa insieme rappresentano circa il 50% della ricchezza mondiale. Per cui questo già ci fa capire di che cosa stiamo parlando e non si può banalizzare con una battuta come purtroppo spesso sentiamo. All'interno di questo importantissimo negoziato ci sono ovviamente tanti interessi diversi di vari settori. L'agroalimentare è uno dei settori che spesso in passato, forse meno oggi ma comunque ancora oggi, riveste un'importanza particolare perché si è sempre stato, diciamo, la preoccupazione che queste aperture commerciali nei confronti degli Stati Uniti potessero rappresentare un rischio per le nostre imprese. E di questo invece dobbiamo parlarne e tra l'altro la nota, non so se è stata data a tutti, qui ci sono alcuni dati che mettono nero su bianco diciamo l'interesse europeo importante nei confronti degli Stati Uniti, perché non tutti hanno la consapevolezza che l'Europa è un fortissimo esportatore e abbiamo un saldo netto positivo dell'Europa, cioè esportiamo molto di più di quello che importiamo. Non solo, negli ultimi anni la parte di esportazioni agroalimentari europee è molto cresciuta, mentre le importazioni americane più o meno sono rimaste nella stessa entità. Tale per cui il saldo attivo di oggi di circa 6 miliardi di euro è in crescita ed è un saldo che potrebbe crescere moltissimo se questo negoziato arrivasse alla riduzione o addirittura alla eliminazione delle tante barriere tariffarie, non tariffarie e soprattutto sanitarie che ostacolano moltissimo le nostre produzioni agroalimentari. Dicevamo prima i dati europei, non ho citato il dato italiano. Di questi 17 miliardi che esportiamo, 3 miliardi sono italiani, eh? 3 miliardi sono italiani. E del saldo, di quei circa 6 miliardi di saldo attivo, ben 2 sono italiani. L'Italia rappresenta un terzo del saldo attivo con gli Stati Uniti, perché esportiamo 3 e importiamo appena sotto l'1, quindi 1 miliardo. Quindi abbiamo circa 2 miliardi di saldo attivo. È ragionevolissimo, senza grandi, diciamo, ottimismo, pensare di raddoppiarlo quel volume lì, con un negoziato serio. Allora, se lo vogliamo raddoppiare, dobbiamo andare nelle cause specifiche che limitano l'accesso ai nostri prodotti e cercare a uno di trovare gli elementi che possono aiutare l'impresa. Io su questo, insisto, abbiamo anche il tempo, dobbiamo fare un inventario. Nessuno ce l'ha. Perché io sono stato con Carlo Calenda, che oggi presiede il Consiglio del Commercio, perché la presidenza italiana fino al 31 dicembre ce l'abbiamo noi, no? E lui non lo sa. Il gorgonzola americano o il parmesan può arrivare nei nostri supermercati? Oggi no. Okay. In base alle... Sul tavolo, secondo me, non c'è un interesse commerciale degli Stati Uniti a farlo. Teoricamente, mi stai chiedendo una domanda in via del tutto ipotetica, sì, in via del tutto ipotetica, la risposta è sì, bisognerà capire se è il caso di concederlo o meno, ma questa è una scelta che faremo, ma non vedo alcun interesse degli Stati Uniti a farlo. L'interesse degli Stati Uniti è esportare senza dazio le tante produzioni che quei 10 miliardi li vorrebbero anche loro aumentare. Cosa esporta gli Stati Uniti? Perché qui dobbiamo entrare nel merito delle cose che esportano: mais, soia, riso, materie prime, carne, polvere di latte. Non hanno nessun interesse a entrare in competizione, perciò dico che oggi il tema dell'agricoltura è meno problematico rispetto a 20-30 anni fa, perché c'è stato negli anni una complementarietà molto netta tra ciò che gli Stati Uniti esportano e ciò che l'Europa esporta. Noi esportiamo prodotti finiti ad alto valore aggiunto e molti dei quali anche certificati. Loro esportano materie prime e ne vorrebbero esportare di più, ma dato che il mondo si è messo a domandare materie prime in una maniera straordinaria, non c'è più neanche quella tale pressione che c'era 20 anni fa. Una volta gli Stati Uniti erano preoccupatissimi del tema della soia, adesso dicono non la volete, non c'è problema, c'è la Cina che ne importa quanta ne vogliamo. Non c'è più questa pressione. E se volete che ve la dica tutto, la vera preoccupazione di questo negoziato è che gli Stati Uniti a un certo punto ci scaricano, non lo fanno più, sono loro che non lo fanno più, non noi. Perché loro sono molto più interessati al Pacifico, all'altro negoziato, al Trans-Pacific Agreement. Mi dovete far capire perché gli Stati Uniti sul settore agroalimentare hanno interesse, punto, sull'Europa.